due atti di una sola grande tragedia, due tempi di un film dell'orrore del quale una città, in un tranquillo pomeriggio estivo, è improvvisamente protagonista. Oslo è avvolta dal fumo e dai detriti, una potentissima deflagrazione ha appena squarciato l'aria tiepida di luglio, udita per chilometri e seguita dalle sirene delle ambulanze e dalle grida. La conta dei morti comincia ad essere stilata tra orrore e domande in un inferno mai vissuto prima. Chi? Perché? Ma gli interrogativi di un paese intero si interrompono bruscamente. A pochi chilometri da lì, su uno dei tanti isolotti affacciati sui fiordi norvegesi, si sta consumando un'altra terrificante tragedia. Decine e decine di giovani tra i 15 e i 19 anni sono accampati qui per un meeting laburista. Hanno appena sentito parlare di ciò che è accaduto nella capitale. Si radunano in un edificio per parlarne quando dalla finestra qualcuno si accorge che qualcosa non va. No, non ho visto un uomo vestito da poliziotto in piedi davanti a decine di ragazzi, racconta questa testimone. Stava dicendo che doveva fare dei controlli, poi ha sparato all'impazzata su tutti noi. I ragazzi hanno cominciato a fuggire nella boscaglia, tanti altri si sono tuffati a mare cercando una via di fuga, l'unica possibile di fronte ad una furia scatenata che stava compiendo una strage. Quando la polizia arriva sul luogo è l'inferno, ci sono morti ovunque, passeranno ore prima che si riesca a fornire un bilancio, che stamane parla di 84 vittime solo sull'isola, 8 nell'esplosione di Oslo, ma le ricerche in acqua e sotto le macerie sono ancora in corso. Gli inquirenti risalgono subito ad un uomo, 32 anni, single, cristiano e conservatore. Sarebbe lui l'autore della strage sull'isola, che sembra avesse anche disseminato di bombe, probabilmente anche dell'attentato ad Oslo. Su Facebook si definisce di estrema destra ed anti-islamico, contrario ad una società multiculturale. Un folle, non c'è dubbio, ma che abbia agito da solo o appoggiato da un gruppo, su questo si sta ancora facendo luce.